Palermo. Scoppia lo scandalo del formaggio stracolone. Pesanti indizi gravano sul commendator Lanoce. Commendator, bisogna prendere una decisione drasticamente irreversibile. Ma non dire cose arcane. Arcane? E chi gli ha detto niente, arcane? Coinvolto nella vicenda anche il ragioniere Albertini, noto nella Gent Society per le sue auto di grossa cilindrata. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Certo che queste ragazze stanno su una cattiva strada, eh? Non passa nessuno. Preposto a indagare sullo scandalo è l'onorevole Pedicò, uomo di grande dirittura morale. È il sottoscritto cose da Decamerone proibito si mette a fare. Hai capito, l'onorevole Pedicò? C'ha un debole per le mogli degli altri. Cosa faccio? Mando mia moglie a letto con l'onorevole? Chi ci impedisce di sostituirla con un'altra donna? Ecco, io vorrei... Auto, casa e barca domestica? Una ragazza tutta pari. Sì, chiaro. Una fidanzata di tutti. Si spieghi? Una donnina di facili costumi. Una mignotta, vabbè! Ma la chiave dello scandalo sembra essere una romantica figura di donna. 98. È lei, giovannona coscia lunga, che ha tramutato una semplice frode alimentare in un affare di proporzioni gigantesche. Oddio, oddio. Quasi quasi manna a fanculo tutto. Questo è un sequestro di persona, io vi mando in galera tutti! E questo che è? Un calmante. Ma io non mi voglio calmare, sono un libero cittadino e voglio restare incacchiato! Ah! Oh, spostavosi più là, che qua se menano. E questo è niente, dimmi dove sta Cocò. La si fa e non cantare che mi vengono i nervi. La signorina fa un lavoretto che le può essere utile per la carriera. Cocò, rispondi, fa la brava! Commendato. Cielo, ti ringrazio. Vaffanculo. Donna da letto, eh? Da letto, da scendiletto, da bertera, come gli pare. È ninfomane. Oh, non si ferma nessuno. Vuoi vedere che pensano che c'ho un giradito? Venga, giovanotto, venga! È molto che aspetto un passaggio? No, no! E adesso si tenga forte, giovanotto! Non escluso che noi si decolli! Attenzione! La polizia stradale sta ricercando attivamente una Maserati rubata circa un'ora fa a Napoli. Il ladro è un uomo malato di mente e va a uscire da una casa di cura. Ma è sicuro che sto motore sia grandioso? Lei ha ragione, giovanotto! Su 250 le candele scoppiettavano! No, no! Ero io che mi cagavo sotto!